Sono venuti da tutta Italia per incontrarli ed il loro sogno si è realizzato a Perugia durante la Love and Blood Itacon, la prima convention dedicata al telefilm The Vampire Diaries, la serie televisiva americana sui vampiri. I fan hanno potuto incontrare i protagonisti in una 3 giorni che ha visto gli ospiti Young, Candice, Nate, Matt e Tori partecipare a panel, cocktail e firmare autografi fra la gioia e le lacrime delle ragazze, alcune accompagnate anche dalle mamme. Per Ian. Le è piaciuta la convention? Sì, per ora sì, molto. Io per tutti, perché seguo la serie da un sacco di anni, principalmente per Ian, però mi piacciono tutti, mi piace proprio la serie. E vabbè, per Ian, un po' per tutti, dai, ci sono piaciuti tutti quanti. Anzi, quello che ci ha stupito in positivo è Net. È Cole, perché guarda, magari dalla serie uno non è che vede un po' come una persona, però simpaticissimo da morire, dolcissimo, veramente tutto bello. Ha accompagnato sua figlia? Sì. È stato faticoso? Faticoso e devo dire inaspettato, la cosa è proprio una cosa, cioè, che non mi aspettavo. Anche lo staff del Fantasy Events si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Veramente sono delle persone bravissime e gentilissime, cioè, sicuramente se verrà organizzata l'altra convention verremo. Arrivederci alla Love and Blood Itacon del 2014.